Amen.
Buongiorno Lucia, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Oggi per noi un giorno di grande spiritualità, di grande festa, perché celebriamo la patrona del nostro Francesciano, Santa Elisabetta d'Ungheria, e oggi finalmente dopo 3 anni abbiamo delle nuove accettazioni alla fraternità di Vigili, 6 nuovi fratelli che erano parte del noviziato e la fraternità vera, che sono presenti, gli altri assenti magari spiritualmente, si rinnova la professione di vita evangelica, a voler vivere per tutta la vita secondo gli orientamenti della spiritualità lasciata dalla Chiesa come carisma, come dono dal Santo Padre San Francesco, dove possiamo dire le colonne di questa spiritualità sono Francesco, Chiara ed Elisabetta. Chiediamo dunque perdono al Signore perché dinanzi alla regola
sicuramente un ricordo di riconoscenza attraverso questa statua della nostra ministra di Buddha nella Musumeci che ci ha lasciato, un ricordo in mezzo a noi della sua presenza e che oggi in mezzo al cielo è contenta di vedere la modernità che nuovamente riprende a camminare. O Dio che a Santa Elisabetta hai dato la grazia di riconoscere e onorare Cristo nei poveri, concede anche a noi per sua intercessione di sentire con instancabile carità coloro che si trovano nella sofferenza e nel bisogno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Grazie.
angoli dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri e porrà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo. Perché io ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero forestiero e mi avete ospitato, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, carcerato e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti vi risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo venuto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto forestiero e ti abbiamo ospitato, o nudo e ti abbiamo vestito? E quando ti abbiamo visto ammalato in carcere e siamo venuti a visitarti? Rispondendo il re dirà loro: in verità vi dico, ogni volta che avete fatto queste cose, a uno di questi miei fratelli più piccoli l'avete fatto a me. Parola del Signore. Adesso ritorniamo indietro i secoli, perché leggiamo la testimonianza che il vescovo Corrado di Marburgo dà a Papa Gregorio IX per avviare, dopo la morte di Santa Elisabetta, il processo di canonizzazione che avverrà non molto tempo dopo la morte, 4 anni dopo, nel 1235. Ascoltiamo la testimonianza diretta del suo direttore spirituale. Ove raccolse i malati e invalidi e servì alla propria mente.
sospettosi e religiose contestarono assai spesso che quando ella usciva dalla sua preghiera privata emanava dal suo volto un mirabile splendore e che dai suoi occhi uscivano come le raggi di sole. Prima della morte ne ascoltai la confessione e le domandai cosa si dovesse fare dei suoi averi e delle sue belletti. Mi rispose che quanto sembrava sua proprietà era tutto dei poveri e mi pregò di distribuire loro ogni cosa, eccetto una tumina di nessun valore di cui era vestita e nella quale voleva essere seppellita. Fatto questo, ricevette il corpo del Signore. Poi, fino a sera, spesso ritornava su tutte le cose belle che aveva sentito nella congregazione. Infine, raccomandò a Dio con grandissima devozione tutti coloro che le stavano intorno e spirò come addormentandosi dolcemente. Dinanzi a questa testimonianza di santità del vescovo Corrado di Marburgo non ci sarebbe molto da aggiungere, perché la predicazione di questi giorni del Trivio in onore di Santa Elisabetta in parte ha preso spunto, oltre che da fonti contemporanee, a Corrado di Marburgo, soprattutto da questa testimonianza scritta che lui manda direttamente al Papa Gregorio IX, del quale Papa vi ho parlato perché oltre a canonizzarla, ossia a rendere ufficiale il culto in onore di Santa Elisabetta in tutta la Chiesa cattolica, l'ha aiutata quando è stata cacciata dal castello e il cognato Corrado di Corraspe le ha usurpato le proprietà e il titolo. Dietro l'intervento dei suoi parenti, di Corrado di Marburgo, di uno zio suo che era abate, di suo fratello che era vescovo, riuscì Elisabetta a riottenere quanto le spettava, ma quando le toccò di continuare come regina, Elisabetta rinunciò a proseguire il suo cammino da regina, perché un venerdì santo, prostratasi nella sua cappella della Wartburg, indossò l'abito di lana grezza, deposta la corona, tolti i calzari ai piedi, promise al Signore di vivere nella regola di San Francesco. Infatti tuttora nella Chiesa, anche se patrona del terz'ordine francescano o dell'ofis ordine francescano secolare, viene considerata una religiosa, fa voto di vivere lontana da tutte le vanità, da tutti i piaceri, da tutto ciò che il mondo le poteva dare per la sua posizione sociale in quanto regina. In questi giorni ci siamo addentrati nella sua spiritualità, abbiamo fatto un bagno nella sua preghiera, perché il Signore l'ha formata di talenti, di doni speciali, tra questi il dono delle estasi, il dono della estraneazione completa dalla realtà terrena, quella che oggi viene chiamata meditazione, che durava 2-3 ore, e dietro le parole di Corrado di Marburgo dai suoi occhi usciva
dei raggi di luce era la conseguenza di questa comunione profonda, di questo coinvolgimento con il mondo soprannaturale che usciva sicuramente dalla preghiera sua. Una donna altamente contemplativa, dice Corrado di Marbucco, ma una donna altamente attiva. Infatti trascorse gli ultimi anni della sua vita, che ve l'ho commentato in questo giorno, questi giorni, perché la moda spirituale, tra virgolette, di fondare ospedali di carità è nata proprio con Santa Elisabetta in Ungheria, dove a Marburgo ha trasformato in ospedale un suo castello, e abbiamo ascoltato da Corrado di Marburgo, due volte al giorno andava a visitare i suoi ammalati e prima di morire ha chiesto per umiltà estrema la grazia di poter andare a chiedere l'elemosina di porta in porta per sostenere i suoi poveri, i suoi ammalati. Il titolo che la tradizione le attribuisce è consolatrice dei poveri, e questa è la missione del terzo ordine francescano nel mondo. Questa missione la rileviamo soprattutto da un altro elemento che ancora non vi ho detto in questi giorni di meditazione, di full immersion nella spiritualità di Santa Elisabetta d'Ungheria. Abbiamo letto da Corrado di Marburgo che dolcemente si è addormentata e il suo volto dopo la morte ha sorriso. È morta con il Signore, morta serena, all'età di 24 anni. Tutte le pene, le ansie, le difficoltà di questa vita sono sparite, ma il Signore le ha concesso il privilegio di una grande preghiera, il privilegio della perfetta carità, come dicevamo, che è un'anticipazione della carità che si sperimenta in cielo, perfetta caritatis, nel donarsi totalmente, nel donare totalmente ai poveri. Le circostanze non ci vanno, perché le ho esaminate in questi giorni, che ho perseguito il primo. E oltre a questo le ha concesso quel dono che Francesco ha lasciato alla Chiesa e che noi diciamo tante volte senza capirlo fino in fondo, perché dice la tradizione che quando Elisabetta ingiustamente venne lasciata via dal castello da cognato Enrico Raspi, che le usurpò il titolo e le proprietà, andò via rifiutata da tutti, cacciata e calunniata, e pare, secondo le confidenze delle amiche sue più vicine, delle ancelle più vicine a lei, che lei in quel momento sperimentò quella che San Francesco ha insegnato come perfetta letizia. Infatti non imprecò contro il cognato e contro i cortigiani che avevano congiurato contro di lei, ma dice la tradizione che cantò in Tedeum: noi ti lodiamo Dio, ti proclamiamo Signore, o Eterno Padre, tutta la terra ti adora. Nel momento della prova più grande, dell'umiliazione più grande di questa regina, non c'è l'imprecazione, l'ira, la rabbia, il rancore, il risentimento, ma c'è il canto della perfetta letizia. Quindi in Elisabetta, come in Chiara d'Assisi, troviamo tutti i riflessi vissuti concretamente nella secolarità della spiritualità francescana. Vi ho detto ieri sera, questa sera concludo, che il giorno della festa
Elisabetta da Papa Gregorio IX, perché non l'avesse mai vista di presenza, perché lui stava a Roma e loro stavano in Germania, nella Sassonia, nella Turingia, come si chiama questa regione. 4 anni dopo la morte, vi dicevo, nel 1335 la proclama santa, perché ha assunto non soltanto la testimonianza del Conrado di Marburgo, ma ha accettato tutti i miracoli compiuti da lei in vita, quanti si rivolgevano a lei e quanti poi andavano a pregare sulla sua tomba, perché si fece seppellire in una tomba all'interno dell'ospedale di Marburgo che lei stessa fondò. Cosa chiedeva Santa Elisabetta a coloro ai quali concedeva delle grazie o per mezzo della sua intercessione riacquistavano la salute o riacquistavano la pace, la riconciliazione? La cosa che chiedeva Santa Elisabetta alle anime che si accostavano a lei era di continuare la sua carità, la sua perfetta carità, dopo che il Signore aveva usato misericordia con loro. Continuate ad essere caritatevoli verso tutti, soprattutto verso i poveri, verso i bisognosi. Questo è quanto voleva e desiderava Elisabetta quando concedeva le grazie, e questo ieri sera ve l'ho detto. Il Papa manda la bolla di canonizzazione nel 1235, perché su Santa Elisabetta si sono costruite tante leggende, però non vi voglio parlare delle leggende su Santa Elisabetta, ma su documenti certi. Guardate, di Marburgo la bolla di canonizzazione tuttora esiste. Papa Gregorio IX, che l'ha proclamata santa, dice di lei: siamo investiti da un turbine di stupore per i meriti della santa, una santa che stupisce. Siamo proprio storditi dallo stupore di quelle cose che ha compiuto questa donna, morta a 24 anni, la quale disse: povera di spirito, quindi ha messo con le beatitudini, beati poveri di spirito, perché di essi avrebbero ricevuto. La povertà l'ha vissuta fino all'ultimo, fino all'estremo. E ieri vi ho parlato dell'altro elemento che lei ha vissuto della spiritualità francescana, che è quella della restituzione: restituire ai poveri e restituire a Dio. Perché tutti i catasti che abbiamo noi qui, tutti i conti correnti che abbiamo a nome del tizio, del caio, in cielo non esiste niente. Vuoi dire la casa è mia, Ebrea è mia, il terreno non lo so dove, delle contrade di lontanza è mio, ma la terra è mio, e il Padre Eterno invece guarda dall'alto e non vede né lontanza né malaterra e niente, dice che la terra io ve l'ho data a tutti, e la terra non ha barriere, confini, neppure di stati, di nazioni, ma è un luogo dove possiate vivere in pace, in armonia, in fratellanza, dove potete realizzare il paradiso terrestre se vi convertite, se seguite. E Elisabetta, che ha compreso per grazia di Dio questi doni di grazia spirituale, un'altra cosa però che la devo dire prima di morire, ha detto al Conrado di Marburgo: tutte le cose che tu pensi appartengono a me sono tutte dei poveri, quindi tutte le superlette, pensate un po', certo non siamo ai livelli della regina Elisabetta seconda di Inghilterra, che è morta pochi giorni fa, però sicuramente la regina aveva tante cose preziose. Distribuisci tutto ai poveri perché non mi appartiene, non è mio. Però ai poveri non ha dato una cosa che ha ricevuto tramite i frati direttamente da San Francesco. Cosa aveva ricevuto
dai frati direttamente da San Francesco. Il mantello di San Francesco, il mantello di San Francesco non lo dà ai poveri, lo dà alle due ancelle, perché quando si sparse la voce che lei stava per morire, tutti la volevano andare a vedere, tutti la volevano salutare, tutti la volevano toccare, perché era amata e ben voluta da tutti. Non vado nei particolari, non abbiamo avuto qualche morte di qualche persona, per persone che prima di morire tutti la volevano vedere e salutare, tanto era amata e voluta bene da tutti. Fino a un certo punto ha ricevuto, poi ha concluso le porte soltanto le più intime. Le più intime, tra quelle più intime, le due ancelle più intime, erano Buddha e i Sentune, che condividevano la sua stessa spiritualità. Ha consegnato a loro il mantello di San Francesco, possiamo dire le prime terziarie francescane, per dire: consegna a voi francescani quello che Francesco mi ha donato, continuate nel mondo la missione di San Francesco. Che bello questa sera. Santa Elisabetta, al posto di Buddha e di Sentune, ci siete tutti voi. Vi dà il mantello e la missione di San Francesco. Evangelizzate, amate i poveri, portate nel mondo la fratellanza. Continua ancora Papa Gregorio Nono dicendo che non sono tante la povera di spirito, ma mite nella mente. Mite nella mente significa che non si annoiava, era pacifica, buona, calma, serena, non si arrabbiava, non inveiva contro nessuno, e aveva avuto un motivo per tutti i torti che ha ricevuto. Deplorante i peccati propri e quelli altrui. Di peccati non se ne doveva parlare, deplorava i suoi peccati quando vedeva che la carne voleva i suoi diritti, e deplorava i peccati quando li vedeva negli altri. Lontano da me voi peccati, voi che venite dal diavolo. Si diponda di giustizia, dedita alla misericordia, ha praticato la misericordia. Prima di morire, pensato un po', si è riconciliata con tutti. Ha perdonato il cognato, Corrado Rasso, Erdino Rasso, scusate, perché dopo tutto quello che gli aveva fatto, noi che cosa avremmo detto? Tra me e te, manco a morte, è finita. Ha perdonato il cognato che voleva togliere tutto e gli ha tolto anche il titolo. Ha perdonato la suocera, la Landgravia Sofia. Ha perdonato i cortigiani che gli hanno voltato la faccia, e quelli sono nipote di Cassi. Si è riconciliata con tutti, anche con chi fa la doppia faccia, anche con chi è falso, anche con chi è ipocrita. Monda di cuore, ha vissuto soprattutto la beatitudine della purezza di cuore. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Quindi il francescano non va alla ricerca dei piaceri della carne, ma cerca di mantenere puro il cuore, pure il corpo, pure gli occhi, pure la mente, pura la mente, veramente pacifica. Ha portato nel mondo il messaggio di San Francesco, che è quello della pace. Laudato sia il Signore per coloro che portano la pace e si fanno strumenti di pace. Ecco, vi consegno Elisabetta nelle sue linee fondamentali di kenosi, di abbassamento di se stessa per far regnare la perfetta carità, la perfetta letizia, la pace del mondo. Ci fermiamo un minuto in silenzio e meditazione, dopo accettiamo i nuovi fratelli che vogliono
Luisa e la famiglia francescana accolgono e confermano questa vostra volontà. Il Signore vi conceda la perseveranza in questo vostro proposito, affinché nel mondo voi siate fermento di vita evangelica. Tutti rendiamo grazie a Dio. Adesso il ministro legge prima la formula, poi consegna il Vangelo e la regola che saranno il segno del loro cammino durante il noviziato e se poi faranno la professione per tutto il tempo della loro vita. Fratelli, la regola della vita francescana secolare è questa: osservare il Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, seguendo gli esempi di San Francesco d'Assisi. Padre Cristo, resti il centro e l'ispiratore della vostra vita, verso Dio e verso gli uomini. Ecco, la maestra del noviziato, dopo la consegna del Vangelo, dona il segno mentre la collana del capo francescano, che è il segno di un cammino che iniziano di formazione che durerà un anno.
pace con tutti i fratelli e le sorelle Ors e la firma dei responsabili ha terminato il rito della missione in seguito nella celebrazione eucaristica. La formazione dei novizi viene affidata alla maestra dei novizi coadiuvata dall'assistente spirituale. Bene, tanti auguri, ritornate a posto adesso. Questo viene conservato agli atti del DOPS. Adesso si alzano tutti i terziari professionali professi, la ministra si avvicina e accanto a lei il vice ministro, la ministra. Per il rinnovo annuale della professione. Prendete i foglietti che avete, spinti dalla forza del Vangelo, noi sperimentiamo la vocazione a sempre incominciare nuovamente e ad effettuare una continua conversione in modo interiore per conformarci a Cristo, in cui dedicarci al servizio del Padre e dei fratelli. In questo cammino di continua conversione, la perseveranza è il dono di Dio. Perciò, fratelli, supplichiamo Dio affinché avanzando nella nuova carità siamo fedeli fino alla fine. Guarda, Signore, con benevolenza coloro che tu hai chiamato alla santità della vita evangelica nella fraternità francescana secolare. Concedi ad essi di condurre a termine la promessa di vita evangelica che hanno abbracciato con generosità e coraggio. E lo chiediamo per Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Adesso incominciate voi tutti a leggere. Io la confermo. Rinnovo confermato la promessa passata a male per il vento di nostro Signore Gesù Cristo. Se osserverete queste cose, siate ai piedi della benedizione del Padre Celeste e del Figlio suo diletto Gesù Cristo con il Santissimo Spirito parato e tutte le potenze del cielo e tutti i santi. Amen. Come ministra della fraternità ricevo la rinnovazione della vostra professione. Tutti i fratelli si uniscono a voi per rendere grazie a Dio per questo dono. Esaudisci, Signore, la nostra preghiera e concedi che questi fratelli, quali vivono la loro quotidiana esperienza nel servizio della comunità
felici di donare la nostra vita per i fratelli più poveri e bisognosi. Te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Amen. Doni offertoriali. Ti offriamo, Signore, questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro, simbolo della nostra povertà, che incontra colui che ha dato se stesso per noi. Fatti un matrimonio alla mezza dei fratelli. Vogliamo donarti, Signore, nella gloria, per l'abbondanza e la festa, che diventi simbolo d'amore e redenzione. La fiamma di questo cielo rappresenti lasciamoci illuminare per poter testimoniare come Santa Elisabetta la presenza del Signore nelle nostre vite. Signore, ti offriamo la corona affinché possiamo ricordare che tu solo sei il Re dell'universo. Niente abbiamo che non provenga da te. Credici in lui e miti di cuore. Come io, che sono vostro maestro, vi ho lavato i piedi, anche voi seguite il mio esempio. Vi benedico, portiamo il dono, Signore, sia segno della vostra vita a servizio dei fratelli. Pregate, fratelli e sorelle, perché il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, o Signore, l'offerta del nostro servizio sacerdotale nel ricordo di Santa Elisabetta, e concedi che liberi dagli affanni e dagli egoismi del mondo diventiamo ricchi di te, unico bene, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono la porta, Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere di salvezza, rendere grazie sempre qui in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, nella grandezza della tua bontà e nella tua paterna giustizia.
fai scendere la pioggia sul campo dei giusti e degli ingiusti. Tu hai coronato Santa Elisabetta d'Ungheria, perché il tuo cuore misericordioso l'aveva resa simile a te, e le hai dischiuso le porte del tuo regno eterno, preparato prima della costituzione del mondo per coloro che sanno vedere il Cristo nei poveri e nei piccoli. Unite a questa tua serva beata con gli angeli e con i santi, eleviamo l'anima alla tua maestà, digna di adorazione e di lode. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza.
speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti che punti a metterli alla luce del tuo volto. Dire tutti anni di misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Elisabetta Ungheria e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Thank you.
quelli che erano normalmente, quindi dalle 4:30 alle 5:30 domani venerdì abbiamo l'ora santa, alle 5:30 la Santa Messa, e questo per domani. Per questa sera vi ricordo che è terminata la celebrazione nel salone, e c'è semplicemente un dolcino da condividere per fare festa ai nuovi fratelli e sorelle che sono, si sono aggiunti alla nostra fraternità e che hanno iniziato questo cammino di spiritualità maggestante. Concludiamo con la preghiera a Santa Elisabetta, che poi la ministra ci dirà la parolina. Preghiera a Santa Elisabetta. Ascoltaci Elisabetta, nobile di nascita e nobile della cristiana rinascita. Ascolta noi pellegrini del terzo millennio. Vale.
misericordia. Amen. Ricorda su di noi il suo sguardo e ridoni la sua pace. Amen. E la benedizione del Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi e rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Abbiamo il sorteggio di una bella croce grande di San Damiano.